Buonasera a tutti ragazzi, sono Birbante e vi do il benvenuto in questo terzo episodio della serie Logistics Masters. Allora, se ben vi ricordate, vi faccio un breve excursus su ciò che abbiamo fatto nella scorsa puntata, cioè alla fine della scorsa puntata. Praticamente abbiamo agganciato un carico su questo bellissimo centinato rosso della Piaxus. Abbiamo agganciato 20 tonnellate di imballaggi utilizzati, già utilizzati, li dobbiamo trasportare a Venezia, alla cos'era, truck log, no, come si chiamava, aspettate che guardo che non mi ricordo, F6, alla LKW Log GmbH, ragazzi. Per chi non lo sapesse, LKW vuol dire camion in tedesco. Adesso non mi ricordo l'acronimo per cosa stia, però comunque sappiate che vuol dire camion in tedesco. Abbiamo circa un 4 ore ancora di strada da dover fare. Intanto piazzo il mio bellissimo cruise control a 85 all'ora, perché abbiamo sempre la tolleranza dei 5 km orari per i nostri per la nostra velocità, e quindi noi andiamo tranquilli. Siamo sempre alla guida del nostro bellissimo Iveco. Io non mi azzardo a fare modifiche se non quando ve lo dico, nel senso che lo facciamo assieme le modifiche. Vi faccio vedere un pochettino, c'è qualcosa che mi aggrada, lo faccio, stavo andando con quella macchina lì, lo faccio in vostra presenza. Allora, tornando comunque invece alla parte un po' più ruppusetta, come si dice nel dialetto, un po' più pesantina, però che magari a qualcuno di voi piace, e io sono ben lieto di presentarvela, di parlarne. Come vi ho detto la settimana scorsa, oggi vi parlerò del progetto 18. Mi sono informato su cosa sia, già un pochettino più o meno lo sapevo, però comunque dovevo andare a prendere qualche dato tecnico in più, perché ovviamente è importante parlare con dati alla mano e quando si ha qualcosa, che nel senso che tu parli di cose che sai. Allora, cominciamo a dire che il progetto 18 nasce in risposta, appunto, come vi dicevo la volta scorsa, ai tentativi che c'erano già in atto in Germania e nel nord Europa dei road train di 24 metri o 25 metri 25. Questo perché, comunque, nel senso, creare un'opportunità, creare comunque nuovi sistemi di trasporto è molto importante, perché appunto si fa fronte a risparmi di carburante, risparmi di viaggi, risparmi di tempo e risparmi soprattutto in termini di ecologia, perché appunto più merce viaggia, scusate c'era un rumore fuori, volevo capire che cosa fosse, più merce viaggia nello stesso momento, meno camion servono per spostare determinate quantità di merci. Vi dico subito che appunto i primi test sui veicoli standard più lunghi dei classici 16,50 m arrivano nel 2006 in Germania, e si fanno appunto là i primi test, però ancora non ci sono i road train. Questo qua comunque è un progetto che si pensava, un'idea dei test che si facevano per aumentare la lunghezza massima del complesso veicolare. Però appunto già nel 2007, ragazzi, quindi già soltanto dopo un anno, la Repubblica Ceca approva l'utilizzo di complessi stradali più lunghi cioè di veicoli, di complessi veicolari più lunghi di 16,50 m già nel 2007, però soltanto all'interno della Repubblica Ceca. In Italia invece questo progetto comincia a muovere i primi passi nel 2009, ed è stato diviso in due fasi: la fase 1, che è andata dal 2009 fino al 2013, e la fase 2 dal 2013 fino ad adesso, praticamente alla fine 2017, i primi del 2018. Sono stati autorizzati, praticamente, nel senso, questo progetto qui ha visto coinvolti diversi enti e diversi costruttori di semirimorchi. Prima di tutto, l'Iveco, comunque, che è stata quella che ha come si può dire, è stata coinvolta più di tutte, e poi comunque i vari costruttori di semirimorchi. Adesso cito comunque il gruppo Italiana Rimorchi, che racchiude i marchi Cardi, Biberti e Merker, magari qualcuno di voi li ha già sentiti nominare. Sono comunque marchi che hanno una storia, poi magari se volete vi parlo anche di questi marchi, hanno fatto la storia del trasporto italiano. Appunto parlo per Cardi e Viberti, poi vabbè ci sarebbe comunque anche Acerbi, però vabbè, non,
non era coinvolta nel progetto. E altri marchi sono invece Omar, Zorzi, Bertoia e Tecnocar. Anche questi qua sono marchi storici. Mentre invece poi questi qua, per quanto riguardava comunque le aziende di allestitori e comunque costruttori di semirimorchi, sono state coinvolte altre aziende come di trasporti, proprio che hanno proprio testato sulla loro pelle, sui loro bilanci, sulla loro attività, i benefici ed eventuali svantaggi. Cioè, nel senso, ragazzi, queste aziende qui hanno accettato il rischio di impresa, che è una definizione proprio empirica, nel senso che comunque è una definizione vera e propria che si ha quando si studia economia aziendale. Comunque, se fate corsi di economia aziendale, sicuramente avrete sentito parlare del rischio di impresa, e queste aziende hanno accettato il rischio di impresa loro, però che per fortuna, dopo vi dirò perché, è andata bene, è andata molto bene. Alcune aziende, per citarne per esempio qualcuna, è l'Abrivio e Viganò, che è un'azienda di logistica alimentare molto presente nella Brianza. Magari qualcuno di voi l'ha già sentita nominare, perché lavora spesso per Esselunga, se non ricordo male, o comunque vabbè, lavora nella grande distribuzione, comunque questa azienda qua. La Coinè, altra azienda, se non sbaglio è veneta, se non ricordo male, la Coinè, e Arcese. Ragazzi, Arcese è un colosso della logistica che voi non avete idea, sempre nella Brianza, e ha anche quella, è un'azienda enorme l'Arcese. Queste aziende qui comunque sono molto diversificate, nel senso svolgono dei lavori completamente diversi tra di loro, perché nel senso appunto la Brivio Viganò è specializzata nel freddo, Arcese fa un po' di tutto, lavora molto con i centinati e col freddo, la Coinè anche, quindi questo vuol dire che comunque, ragazzi, i semirimorchi che sono stati costruiti e pensati per il progetto 18 sono molto versatili, e questo non può che essere una cosa molto positiva. Praticamente cosa succede, ragazzi? Il progetto 18 prevede che, come vi ho già spiegato, l'aumento della lunghezza del semirimorchio, perché normalmente un semirimorchio, dipende poi sempre comunque dai vari modelli e dalle varie... mi sa che ho sbagliato strada, vabbè, poco male. praticamente normalmente i semirimorchi sono lunghi 13,40 m approssimativamente. Mentre invece col progetto 18, col 18, i semirimorchi diventano lunghi 15 metri all'incirca. Questo vuol dire comunque che è un metro e mezzo più o meno, un po' più lungo. Voi direte, ma che cavolo potrà mai incidere un metro e mezzo su un semirimorchio, farlo un metro e mezzo più lungo? Ragazzi, incide, perché poi vi dirò perché, perché ci sono anche dei dati tecnici che vorrei discutere insieme a voi. Praticamente l'altra volta vi avevo detto che conteneva il progetto 18 37 pallet, cioè 38 pallet. 38 pallet li tiene un autotreno, ragazzi. Normalmente appunto il semirimorchio standard tiene 33 euro pallet, il progetto 18 ne tiene 37, quindi con questo abbiamo 4 pallet in più. E praticamente cosa vuol dire? E un altro vantaggio, oltre appunto di caricare 4 palle in TPU e quindi avvicinarsi alla capacità massima di un autotreno, quindi essendo un po' più corti di un autotreno, e ad avere più o meno la stessa capacità di carico. Quindi comunque, ragazzi, questo è un passo, è un dato fondamentale questa cosa qua. E quindi, nel senso, è un'opzione che è parecchio, parecchio valida. Un altro vantaggio è soprattutto il fatto che su un portacontainer studiato per un progetto 18 può trasportare due casse mobili da 7,45 m, che sono più o meno le dimensioni di un 20 piedi. Poi di questo ne parleremo più avanti quando parleremo dei portacontenitori. Quindi comunque questo fatto di poter trasportare due casse mobili è una prerogativa che va soltanto l'autotreno, cosa che adesso col progetto 18 possono fare bene anche i semirimorchi e gli auto articolati. Quindi questo qua più o meno è per darvi il quadro generale. Tra la fase 1 e la fase 2, ragazzi, del progetto 18 sono stati immatricolati oltre 300 semirimorchi in diverse categorie di mezzi. Cioè, 300, ragazzi, sono tanti.
Un'altra cosa che vi dico è che praticamente, nonostante questo mezzo sia leggermente più ingombrante, perché effettivamente è un po' più ingombrante, che già è difficile, appunto, come vi dicevo l'altra volta, manovrare 16,50 m, 18 è ancora un po' più complicato. Nonostante questo, però, ragazzi, da quando è iniziato il progetto 18, quindi dal 2009, si è verificato soltanto un incidente. In un piazzale, nella fase di manovra praticamente, quindi l'autista è andato a urtare un altro veicolo fermo. Però ragazzi, comunque succede, perché succede. E su 300, cioè dal 2009, quindi praticamente adesso sono 9 anni, un solo incidente, ragazzi, è veramente poco. Ciò significa che alla fine comunque hai delle soluzioni migliori, cioè nel senso tu puoi lavorare meglio spendendo di meno, e hai avuto soltanto, a fronte di questo c'è stato soltanto un piccolo incidente. Cioè, secondo me è un prezzo che comunque è molto, cioè un'azienda è ben disposta di pagare soltanto per un piccolo incidente. Quindi questo qua è un altro punto, grosso punto a favore nei confronti del progetto 18. E la parte burocraticamente parlando, ragazzi, ci sono stati però dei piccoli problemi, perché appunto la motorizzazione, comunque il nuovo codice della strada, ammette appunto complessi veicolari di 16,50 m. Quando gli si propone qualcosa di diverso la motorizzazione, ci devono essere deroghe e controderoghe. Quindi che cosa è successo? L'ANFIA, che è un'associazione dei trasporti o qualcosa del genere, non mi ricordo, ha chiesto una sorta di deroga comunque allo Stato, affinché sia possibile la circolazione di questi mezzi un po' più particolari. L'iter è stato abbastanza complicato, perché comunque, ragazzi, quando si fanno questi tipi di operazioni, i tempi sono lunghi, ci sono delle decisioni che devono essere prese, ed è un po' lunga questa cosa. Fortunatamente la decisione è stata favorevole, quindi l'ANFIA ha ottenuto l'autorizzazione, il che l'ha girata ai costruttori di semirimorchi, ecco qua si è liberato l'ingorgo. L'ha girata ai costruttori di semirimorchi, affinché potessero appunto costruire i loro prototipi e immatricolarli alla motorizzazione di competenza. Questo cosa succede? Quando si è stata data questa autorizzazione, era una molto importante la nota che diceva che i mezzi che attrainavano questi semirimorchi fossero sprovvisti di scorta, e che dovessero seguire un percorso tecnico. Quindi, in poche parole, significava: noi non siamo dei trasporti eccezionali, noi siamo dei normalissimi veicoli e complessi veicolari, vogliamo essere trattati come tali, non abbiamo bisogno di scorta, non abbiamo bisogno di percorsi alternativi, perché non siamo trasporti eccezionali. Il tutto comunque appunto è stata una deroga che ha spiegata all'interno del regolamento 9727 Comunità Europea di questo regolamento qua. L'unica cosa che purtroppo, appunto, ragazzi, al libretto, quando se voi guardate il libretto, vi capita di vedere un libretto, questo qui, tutti questi mezzi qua non hanno un'omologazione specifica, sono stati registrati tutti come esemplari unici. Questo qui è una cosa un po' tecnica, infatti le aziende di produttori di veicoli devono lavorare appunto con l'Unione Europea, ragazzi, che danno dei regolamenti quando costruiscono delle macchine o comunque dei veicoli o rimorchi o quel che sia. Bisogna stare attenti comunque a rispettare delle determinate norme, e gli uffici omologativi delle aziende devono lavorare affinché i mezzi ottengano appunto un codice omologativo, in modo tale che quando si va a immatricolare la motorizzazione dice: ah, questa macchina qui, questo codice corrisponde esattamente a questo tipo di versione, a questo tipo variante versione di macchina. E il tutto questo qui, quando la motorizzazione vede che quella macchina, gli si dice: questa macchina avrà questo tipo di codice omologativo, la motorizzazione sa esattamente che si tratta di quella specifica macchina che ha quel tipo variante versione. E stessa cosa avviene anche per i semirimorchi, per gli autocarri, autotreni e quant'altro. Oh cacchio, stavo guardando il mio solito blocco degli appunti. Ok, e quindi questo qui appunto è quello che è successo con la motorizzazione. Qua il nostro omino è stanco, infatti tra un po' gli facciamo fare la pausetta.
Ok, questo qua è per quanto riguarda la parte un pochettino introduttiva, normativa. Adesso passiamo al discorso che vi dicevo del fatto della praticità, perché questo qui è quanto riguarda la parte burocratica, comunque terminologica. Il vero e proprio beneficio, ragazzi, per testare gli effettivi benefici di un complesso veicolare così organizzato, sono stati coinvolti sia gli autisti in prima persona che i direttori del controllo traffico di ogni azienda, i responsabili dell'ufficio traffico di ogni azienda. Il campione, il test dell'efficacia, dell'utilizzo di questo mezzo sul campo è stato fatto in un range di autisti tra i 25 e i 66 anni. E generalmente parlando, l'88% ha dichiarato di trovarsi uguale rispetto a un normalissimo semirimorchio. Il 7% meglio e il 5% peggio. Nella fase 2, invece, il 74% uguale, si è trovato uguale, il 21% meglio, quindi ragazzi, cioè, è migliorato tantissimo chi si è trovato meglio col progetto 18 piuttosto che uguale, quindi questo qua comunque è un dato molto incoraggiante. E invece quelli che si sono trovati peggio sono sempre rimasti il 5% degli autisti. A sua volta poi cosa è successo, ragazzi? Mi sono fatto una piccola griglia per capire, per inquadrare un po' la situazione, perché sono stati fatti, quando sono stati raccolti i dati, sono stati verificati diversi parametri. È stato verificato il posizionamento nel piazzale del mezzo, le manovre in spazio ristretto e il retromarcia nei docks. Quindi cosa succede? Chi si è trovato meglio nel posizionamento del piazzale è stato l'11% degli autisti. Chi si è trovato peggio, no scusate, meglio il 2%, peggio l'11% è uguale l'85%. Le manovre di spazio ristretto, peggio il 66%, meglio il 2% e uguale il 26%. Nella retromarcia nelle baie di carico l'8% si è trovato peggio, il 10% si è trovato meglio e il 79% si è trovato uguale. Sono dati comunque interessanti da poter commentare questi, perché comunque adesso non so se magari riuscirò a farvi vedere la tabellina che ho realizzato, spero di sì. Sono dati comunque interessanti da poter... Ah, sono stanco, devo riposarmi. Sono dati comunque interessanti questi qua da poter commentare insieme. Altro dato interessante è che praticamente questi dati sono stati presi anche durante, sono stati monitorati anche durante i tragitti che facevano, sia vuoti che pieni questi mezzi qua, e anche in condizioni climatiche avverse, quindi o neve, pioggia e vento soprattutto, tenendo in considerazione dei parametri quali la manovrabilità, la stabilità e il sorpasso. Dove praticamente il 9% in fase 2 degli autisti ha dichiarato un peggioramento rispetto allo standard, mentre invece nella fase 1 erano il 18%, quindi il doppio, ragazzi. Cioè, quindi vuol dire che più avanti è stato fatto, più il test è stato fatto, più sono stati sottoposti a autisti, i dati sono stati decisamente mutati in favore dell'utilizzo del progetto 18. Invece adesso, parlando in termini monetari, economici, in termini di resa, per così dire, sono stati appunto chiamati in causa i responsabili dell'ufficio traffico. Molti di loro, ragazzi, hanno stimato, raccogliendo i dati ed elaborandoli, mannaggia lui, porca di una porca, elaborando i dati si è visto che in generale il 12% circa, cioè si è stimato praticamente, ragazzi, un risparmio del carburante, comunque un risparmio economico nell'utilizo, che appunto vanno dal carburante, dall'ammortamento del veicolo, tutti questi parametri qua, di circa il 12%. A livello economico, anche per l'organizzazione economica della flotta, quindi appunto l'organizzazione della flotta cosa significa, ragazzi? Vedete, l'ufficio traffico deve organizzare le rotte, sostanzialmente, e organizzare la movimentazione della merce, quindi deve decidere in quale rimorchio va che cosa, chi è che deve utilizzare che cosa, eccetera, eccetera. Scusate, ragazzi, mi è squillato il telefono e quindi non ho dovuto stoppare. Dicevo, appunto,
Per quanto riguarda il fatto della gestione economica, appunto, vi dicevo che mediamente è stato registrato un risparmio del 12% più o meno all'utilizzo di un progetto 18 rispetto a un normale semirimorchio. Per quanto appunto riguarda l'organizzazione delle merci, appunto, il che significa organizzare autisti, merci, tratte, rotte, il tutto per riuscire a rendere il massimo spendendo il minimo, quindi il raggiungimento dell'ottimo sostanzialmente, si dice proprio così. Praticamente cosa succede? Il 57% degli addetti all'ufficio traffico ha dichiarato che il 57% c'è stata poca variazione. Il 37% ha dichiarato che c'è stata nessuna variazione, mentre soltanto il 6% ha dichiarato che c'è stata molta variazione. Questi dati, ragazzi, sono un po' sono un po' di difficile interpretazione. Scusate che intanto stavo, mentre dicevo queste cose qua, io ho letto il foglio, no? Quindi sono entrato un po' male. Adesso rifaccio la manovra perché così è imbarazzante rifare la manovra così, e io non assolutamente non voglio fare la manovra dall'esterno, perché non si fanno le manovre dall'esterno. Allora, quindi noi ci mettiamo benissimo qua all'incirca, e noi cerchiamo di parcheggiare. Allora, detto questo, comunque, ragazzi, allora il discorso sul progetto 18 è finito. Nel senso, io spero che vi sia piaciuto questo piccolo intermezzo, perché appunto è stato comunque sempre qualcosa che riguarda l'informazione in ambito logistico. In ambito logistico, comunque, è sempre stato qualcosa che vi possa tenere informato, ed è un argomento soprattutto di attualità. Io adesso, appunto, adesso se, per il prossimo episodio non so ancora bene di che cosa posso parlare. Quindi poi comunque penso che lo vedrete scritto nel titolo, comunque appena aprite il video lo capirete. Quindi devo ancora capire. Ah, bassa pressione nell'aria, che due palle. Quindi questo qua devo ancora capirlo. Adesso aspettiamo un secondo che l'aria nell'impianto di frenata qua si ricarichi, che due scatole, ragazzi. So che è una cosa che si può bloccare, che si può disattivare, però non è molto reale fare una cosa del genere. Quindi appunto adesso lo facciamo. Ok, perfetto, sì, tanto lui sta morendo di sonno, fantastico, perfetto. Ok, quindi sembrerebbe che siamo abbastanza dritti. Allora, piano, piano, piano. Ecco, stiamo andando verso il DOCS. Quello lì, ragazzi, io l'altra volta vi ho detto che era una baia di carico. Si chiama baia di carico, però comunque in termine comunque logistica international, se vogliamo fare gli international. Questo qua si chiama DOCS, la sala cinesca che vedete lì, praticamente con quella pedana che vi spiegavo l'altra volta che si alza. Si chiama DOCS in termine tecnico. Allora, io sono dentro. Ok, perfetto, bene. Allora, niente, io adesso poi settimana, la prossima puntata, adesso mostriamo i risultati, vediamo se siamo saliti di livello, non ancora. E facciamo guida libera. Io adesso settimana prossima, non so se già accettarlo adesso, cercare adesso un lavoro, oppure lo accettiamo settimana prossima insieme. Intanto devo andare a riposarmi. Quindi niente, ragazzi, vediamo settimana prossima come iniziare la puntata. Penso che la iniziamo, che dobbiamo andare a scegliere il lavoro, perché adesso vado a ah! Cacchio, sono partito prima. Vado a riposarmi e poi scegliamo. Quindi, detto questo, ragazzi, io attraverso in modo brutale qua, sperando non mi arrivi quello da dove salta fuori. Quindi, ecco, l'hotel è libero, c'è anche qua un'area di sosta. Quindi, detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio moltissimo di aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, e vi ricordo di mettere tanti likes e di condividerlo e di farmi sapere le vostre impressioni, i vostri commenti, sia riguardo al progetto 18 in generale, sia comunque magari fatemi sapere se vi interessa che io tratti qualche argomento in particolare, oppure che ve lo proponga io di volta in volta. Quindi, detto questo, ragazzi, io vi saluto e ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo episodio della Logistic Masters, e venerdì ci vediamo con una nuova puntata della Excellence at Work. Ciao a tutti, ragazzi!